Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il Racatafim per voi con una nuova classifica. Stanotte ho pensato fra me e me, ne ho vissute di esperienze cinematografiche memorabili, ma non ci ho mai fatto un video sopra, perché non stilare una classifica, una top 5? Quindi sono qui a vuotare il sacco e rivelarvi un po' di aneddoti interessanti e pazzerelli. Pronti? Partenza, via! Quinta posizione per Step Up 3D, il terzo capitolo, appuntamento immancabile da ragazzini con la comitiva al seguito, con tanto di 3D incluso, uno tra i primi esempi di tridimensionalità applicata, posso dire, a regola d'arte, che rappresentava uno tra i maggiori pregi, se non il grandissimo pregio del capitolo diretto da John Chu. Sala pienissima che era diventata una discoteca, trattasi di disco cinema, tutti in piedi sulle scalinate, giù da basso vicino allo schermo a ballare sulle note dei brani di David Guetta, Lil Wayne, Florida, Diplo e Soci, con occhialini attaccati al muso. Insomma, un branco di esaltati che non avevano intenzione di fermarsi. Qualcuno se n'era lamentato? No signore, era Step Up, era un ennesimo capitolo di Step Up. Non si poteva fare altrimenti, nessuno si interessava alla trama, divertimento garantito. Quarta posizione per X-Men 2, Bryan Singer. Era uno tra i cinecomic più attesi assieme a Spider-Man 2, datato 2003. Sono già passati 14 anni per la miseria. La mia è una famiglia composta da pochi membri, diciamolo chiaramente. Era stata l'unica volta in cui eravamo raggruppati tutti insieme in una sala. Avevamo occupato la bellezza di 4 file. Praticamente avevamo conquistato il Medusa Cinema della provincia di Pavia e tutti a gridare oh beh, wow, vabbè, occhi ricolmi di meraviglia per tutta la durata di film. Mi ricordo ancora oggi la reazione dopo la scena di Nightcrawler alla Casa Bianca, applausi fino a spellarci le mani, stavamo facendo un po' troppo baccano, rischiavamo di essere cacciati fuori dal cinema. Esperienza indimenticabile. Terza posizione per Borat, Sacha Baron Cohen, che aveva sbancato i botteghini di tutto il mondo. Mi ero portato dietro il McChicken menu infilato a forza nel borsello cercando di evitare vari controlli, ci ero riuscito e una volta in sala e una volta seduto ho riso praticamente dall'inizio alla fine, non la smettevo più, mi era persino andato di traverso tutto mentre mangiavo il panino con amici che mi tiravano i ceffoni dietro la schiena e in pratica è un film che faceva sbellicare dalle risate mentre io ero diventato l'animatore della serata e tutti quanti presenti in sala a puntarmi il dito ridendo e facendo tutto bene, stai bene? E io sì, tutto a posto, tutto regolare, mentre continuavo a ridere sguaiatamente, ero strafatto. Quindi fate un po' voi il quadro della situazione, il delirio più totale. Seconda posizione, medaglia d'argento per cortometraggio Lava, seguito da Inside Out. Dal primo minuto di Lava fino all'ultimo minuto di Inside Out, come ve lo posso spiegare? Prospettiva, cambiamo prospettiva, attività cerebrale, Inside Antonio Cianci. Attivare modalità pianto a dirotto, prepararsi all'impatto. Oh cielo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo perso il controllo dei suoi condotti lacrimali, non si è neanche portato dietro il pacchetto di fazzoletti, speriamo li abbia la ragazza, almeno lei. No, siamo fottuti. Ero particolarmente sensibile durante quella visione, ero distrutto, anche lì persone in sala che si erano girati si avvicinavano a me dicendo tutto a posto, ok, il film è emozionante, ma ti si sente un pochino, giusto un pochino, e io, sì, tutto bene, tutto regolare. Stessa battuta di Borat, ma con un umore completamente diverso. Diciamo che con Bong Bong di mezzo e l'abbraccio finale di Riley con i suoi genitori avevo solo voglia di uscire dalla sala, allontanarmi da tutte e tutti, sfogarmi e poi raccogliermi. Un discreto macello, devo dire, non riuscivo a reggere praticamente nulla. Prima posizione per il The Truman Show Experience, alla tenera età di 7 anni con i miei zii. Allora, il finale. Chi se lo scorda più quel finale e il come reagì il pubblico ai tempi? Allora, la scalinata, la porta da attraversare per uscire da quel mondo fittizio impacchettato per generare share e ascolti e ve lo giuro, forza Truman, forza, attraversala, non te lo meriti, cosa rimani lì a fare, vai vai, forza. Sovrastato da queste voci non ho mai visto in tutta la mia vita di cinefilo un pubblico così coinvolto, era rimasto totalmente incantato, meravigliato, ipnotizzato da quella storia, l'immedesimazione era totale.
Avevo l'organismo in sobbuio, mi si stava smuovendo tutto e io... Cosa state facendo? È un film! È un film! Che vi succede? Ecco, da lì mi resi conto che vi era una... cioè, oltre allo schermo piatto, una terza dimensione, una profondità che io non ho più sottovalutato. Fantastico, fantastico, meraviglioso, chi se lo scorda più? Mi ripeto. Qui è Antonio Cianci con la classifica, ha finito un video veloce schietto come al solito quando devo trattare una top. Voglio sapere da voi quali sono state le esperienze più memorabili vissute al cinema. Ci becchiamo qui sotto nei commenti. Un saluto cari seguaci di Raccata Film. Ciao, alla prossima.